Non mi potete immaginare in quanti mi hanno chiesto. Fai, potresti fare il tutorial del finto pellet? Giusto un paio proprio mi hanno scritto questa cosa, un paio. E così adesso, a un anno di distanza da quel meraviglioso giorno in cui costruì quell'esca miracolosa che acchiappava un sacco di trote, mi sono deciso a fare il tutorial sul finto pellet. Lo faccio su a casa perché l'officina non è ancora pronta, ma dai prossimi video probabilmente ricomincerò ad usarla. E senza perdere altro tempo, io andrei diretto alla costruzione, ma prima di tutto alla sigla! Durante la quale potete iscrivervi cliccando sul pulsantino iscrivi, così. Sigla! Mi piacerebbe un botto dirvi: servono pochi attrezzi, è facile. La verità è che no! Serve un botto di roba, pure per fare l'esca più facile del mondo. Io sono un po' un pazzarello, quindi un po' esagerato forse. Però prima di tutti serve il materiale. Vi confesso che stamattina sono andato a fare un giro per falegnami qui in zona, ma non ho trovato quello che cercavo. L'ideale proprio sarebbe comprare un tondino di un legno leggero, possibilmente tipo samba balsa, di già un centimetro forse è troppo. Diciamo, sì, un centimetro è buono, meno di un centimetro è meglio. Però insomma, un centimetro poi lo levi che è perfetto. Invece non l'ho trovato, quindi arrangeremo con quello che abbiamo qui a casa. Ho trovato varie opzioni. I trucchi di mia sorella, sono un po' vecchi, Natalia, li sacrificherò, mi dispiace. Un pezzettino di legno che ho abilmente rubato alla vicina di casa. Un pennello, vecchio, però questo è un po' troppo sottile, non mi piace. Un tappo di sughero, oppure dei tondini che in realtà poi ho trovato. Ci servirà sicuramente una sega per tagliare. Un po' di fil di ferro, acciaio è meglio, ma non l'ho trovato purtroppo, non mi ricordavo dove l'avevo messo. Delle palline di piombo di varie misure. Un taglierino può far sempre comodo. Un morsetto anche può far comodo. Non so se lo userò, ma me lo sono portato. Una bilancina per sapere quanto pesano le nostre esche. Un calibro per capire quanto sono larghe le nostre esche. Delle forbici, fanno sempre comodo. Split ring. Carta vetrata iosa. E nel mio caso userò anche l'holder di Dragon Lures, che in questo momento è smontato, ma non è indispensabile. Però aiuta parecchio. Dopo vedrete perché. Poi ci vuole. Questo è veramente importante, raga. L'avvitatore, super fondamentale. Un avvitatore, io uso questo qua. Funziona benissimo, è economico, costa una quarantina ad euro massimo su Amazon. Vi metto il link in descrizione. Io mi ci trovo parecchio bene, lo uso da un bel po' di tempo adesso. Ti danno insieme pure le punte, un bel kit di punte devo dire. Ve lo metto in descrizione. Se vi serve un avvitatore, questo ve lo straconsiglio perché costa veramente poco. Pinze, dei colori acrilici, super colla, possibilmente con attivatore. Questa si trova su Amazon, sarebbe l'Attack in realtà, poi se vai a vedere è l'Attack, c'è un acrilico, però su Amazon si trova questo modello qua che c'è l'attivatore che è all'istante della secca. Un punteruolino, anche questo sta su Amazon, vi metto il link, è molto comodo. E poi qualche optional tipo il top coat, la resina UV o addirittura la resina epossidica per i più mattacchioni e temerari. Questi sono opzionali, si può fare anche solo con la colla, però gli dà un po' di resistenza in più. Poi siccome oggi mi sento un po' pigro, ho trovato questi qua che li avevo comprati l'anno scorso, sono dei mini gancetti a vite e magari li metto al posto del fil di ferro per velocizzare il processo. Ah, ovviamente servono gli ami. Ami da spoon, si trovano su AliExpress, Amazon, basta scrivere ami da spoon e li trovi. Vi metto il link in descrizione anche di questi. Basta, penso di aver detto tutto, guardate quanta roba c'è sul tavolo. Bordello. Inizierò onestamente dal più buffo, che è il ramoscello rubato alla vicina. Non so se questo funzionerà, però ci provo, dai. Seguiamo la misura innanzitutto. Ho appena sfondato il tavolo del salone. Io lo faccio, diciamo, largo. Guarda, vi dico proprio le misure esatte. Questo di preciso è 8 mm e lo facciamo di un centimetro lungo più o meno. E voilà, questo sarà la nostra esca. Non deve essere una sciccheria, Stiamo imitando un pezzo di pelle, quindi lo possiamo fare anche un po' più brutto di quello a cui siamo abituati, ovvero standard di qualità eccelsa. Mettiamo un pezzetto di carta vetrata sul tavolo e gli diamo una smussata. Molto poco approfondita. E magari gli togliamo pure la corteccia, se è un ramento rubato alla vicina. È sbagliato farlo con questo legno, perché comunque è ancora umido, servirebbe legno secco. Però per farvi capire che comunque per farci una pescata e per il tempo che ci vuole, può essere anche un pezzo di legno del genere. Io direi che lo ricopro subito di colla. Ah, dimenticavo, la colla liquida. Un tubetto di colla molto liquida. Ho visto che la vendono da Risparmio Casa. Però non l'ho ancora provata quella, non dovrebbe andare bene. Lo dobbiamo cospargere di colla. Come facciamo a non insozzarci le mani? Ci mettiamo uno di questi. La colla in pratica blocca e impermeabilizza un po' il nostro pezzetto di legno. Secondo me il gancetto argentato è un deterrente. Se li trovate neri sono molto meglio, perché li vedono proprio di meno i pesci.
Adesso un'esca che deve sembrare totalmente naturale. Il metallo non aiuta, ecco. Per comodità gli piego un po' il metallo del gancetto in avanti. Non lo metto dritto, lo metto un pochino inclinato. E ha senso, ora capirete perché. Poi praticamente bisogna mettergli il peso sotto, perché deve essere affondante. Quindi deve pesare un po' quanto basta per farlo affondare. Quindi prendiamo la pallina di piombo della dimensione giusta. Così. Sai che forse è ancora troppo grande questo pezzo di legno. Lo posso fare ancora più piccolo. Più piccolo è, meglio è. Adesso è largo 0,8 ed è lungo esattamente un centimetro, preciso spaccato proprio. Questa secondo me è la dimensione giusta. Ora bisogna trovare una pallina di piombo che sia all'incirca 6 mm. Che culo, l'ho trovata subito. E prendiamo una punta da 6 del trapano, sperando di averla, perché mi sa che l'ho lasciata sotto. Devo arrangiare con quelle che ho, non mi va di scendere di nuovo. Quindi uso questa punta. Creo una piccola cavità con il mio punteruolo, che sarà la guida per la nostra punta. Monto la punta sul trapano e delicatamente vado a scavare. Lo faremo sulla morsa perché non mi fido moltissimo. Ok, il buchino è fatto. Ora ci mettiamo dentro il piombo. Prendo una pallina da 4 mm e la infilo dentro di cattiveria. Mi aiuto un po' con un oggetto appuntito, stando attenti sempre alle dita, regà. E poi ne prendo un'altra e provo a incastonarcela. Se non c'entra, la taglio a metà. Questo più di così non va. Questa è troppo grossa. La taglio a metà. E la metto così, qua. Insomma, sostanzialmente cerchiamo di mettere più piombo possibile per renderlo affondante. Una punta di colla, metto il pezzettino di piombo incastrato bene e dopodiché prendo il magico attivatore e ce lo spruzzo sopra. Due spruzzettini bastano per fare in modo che si solidifichi praticamente all'istante, ci mette pochi secondi, è già asciutto in pratica. Ok, è quasi finito, manca solo di verniciarlo. Per far questo ci aiuta l'holder di Tycholus, che ringrazio e saluto sempre tantissimo perché veramente mi ha cambiato la vita con questo. È praticamente un morsetto 2.0 con delle manopoline che ci aiutano a muovere le esche. Esiste anche la versione motorizzata e qua dentro c'è un motorino che te la fa girare automaticamente. In questo momento a me non serve, mi basta quello a manovella. C'è un gancetto fatto con una sorta di puntina, tu infili l'esca dentro la puntina e questa te la tiene ferma per l'eternità praticamente. Per colorarlo prendiamo un oggetto qualsiasi, ho preso un tappo di una bomboletta sul quale mischieremo i nostri colori. Per i colori io personalmente uso il Vallejo, che si pronuncia Vallejo. Sono dei tubetti di colore per l'aerografo, ma vanno bene anche per dipingere a mano, quindi prendo dei colori che mi entusiasmano, tipo il nero, il giallo, il rosso e il dorato. Prima di verniciare voglio dargli una mano di resina UV. Questa pure sta su Amazon, ve la metto in descrizione. È una resina che tu la passi su un oggetto e poi con la torcetta UV la catalizzi e diventa dura. La spalmo un pochino qua sopra, così, un po' di più forse. Ora è la quantità giusta. Mi aiuto con l'holder, lo faccio girare così. E questo ci aiuterà a impermeabilizzarlo ancora di più e a far venire più liscio l'effetto finale. Perché ruvido è buono, ma liscio secondo me è meglio. Lo facciamo girare qualche secondo a mano. Si può fare anche a mano, sta cosa è fighissimo. E poi si prende una torcetta UV. Queste le fa Tycholus, però si possono trovare anche su Amazon, AliExpress. E si fa catalizzare. Non so quanto ci metterà con questa piccola torcetta, però noi lo mettiamo qua vicino. No, ho preteso troppo, l'ho toccata troppo presto. Mannaggia me. Ora devo ripassarla decisamente. La stacco e lo rifaccio. Ho preteso troppo qua, ho veramente preteso troppo. Mi aspettavo ci mettessi di meno. Sai che c'è? Monto il motorino. La cosa bella è che si può alimentare anche con una power bank, perché ha l'alimentazione USB. Quindi si attacca il motorino USB e ha una console per regolare velocità e accendere e spegnere o cambiare il senso di rotazione. Ora la mando un po' più veloce. La verità è che c'ho una lampada UV molto più grossa, ma lo scordaggio in cantina, non ho nessuna voglia di scendere. No, niente raga, questa torcetta così piccola non ce la fa. Devo andare a prendere la lampada solare. Che palle, sta giù in cantina al freddo, al gelo. Decisamente più comodo con la lampada solare anni 90. La mettiamo in funzione e poi torniamo a farne altre intanto che si catalizza. E la lasciamo qua davanti 10 minuti. Come seconda opzione voglio provare la matita dei trucchi, l'eyeliner. La forma è proprio adatta, il colore pure. Secondo me se me la gestisco bene riesco a ottimizzare le cose al massimo. Proviamo.
Ho fatto un altro buco sul tavolo, ma... Ah, fantastico, non lo sapevo questo. La parte iniziale non ha il colore dentro. Perfetto, top. Fighissimo, questa è molto più rapida da fare. Allora, mi sono portato su un po' di punte. Forse non ho preso quelle giuste, invece sì. Quanto non mi fido a fare questa cosa con le dita là in mezzo, madonna mia. Ci butto dentro il piombo. Uno e mezzo come prima dovrebbe bastare. Una quintalata di supercolla. Proprio senza pietà questa, eh. Che poi potete sbizzarrirli per farla con qualsiasi materiale, eh. Anzi, raga, fatemi sapere nei commenti se avete avuto qualche idea geniale su altri materiali da usare al posto di questi. Meglio del legno, magari avete trovato qualcosa di meglio. Fatemi sapere. Spruzzatina all'attivatore. Che bello, ci mette pochissimi secondi ad asciugarsi con l'attivatore. Poi, raga, onestamente adesso mentre cercavo le punte mi è venuta un'altra idea, ed è la matita dell'IKEA. La forma si presta particolarmente e vorrei riuscire a tenerci il logo. Diventerebbe un po' grande in realtà, però ci proviamo. Questa, raga, la sega giapponese me l'ha regalata qualcuno dalla wishlist, ora non ricordo più chi. È passato tanto tempo, non mi ricordo chi, però grazie chiunque tu sia. Ed è veramente una roba meravigliosa. Ce n'ho anche un'altra di un'altra dimensione, sempre dalla wishlist. Anzi, se volete dare un'occhiata alla wishlist, raga, è il momento giusto. Cliccate sul link in descrizione. L'ho tagliata lasciando praticamente solo il logo dell'IKEA. Chissà se alle trote piace IKEA. Tesoro, andiamo all'IKEA oggi pomeriggio? No! Secondo me gli piace, dai. È così iconica che non le farò nessun colore. La ricoprirò semplicemente con il top coat per impermeabilizzarla e nient'altro. Però il piombo glielo devo mettere, che cacchio dico. Ok, ho dimenticato questo piccolo dettaglio. Quindi devo bucarla qui al centro. Non sarà facile. La grafite non sembra, ma è abbastanza stronzetta da lavorare. Ok, raga, mi sono scaricate entrambe le batterie mentre compio questa operazione, ma ho dovuto mettere la colla e spruzzare l'attivatore. E devo dire che si è un po' spaccata. Ma vabbè, poco importa, tanto non cambia praticamente nulla. Devo impermeabilizzarla e poi gli metto il gancetto sopra. Il gancetto penso glielo metterò al posto della grafite e lo riempirò con la colla. Tanto non è portante, è praticamente un ciondolo attaccato, poi vi farò vedere. Anche a questo gli mettiamo la resina OV, tanto si è liberato lo spazio di qua. Si è decisamente asciugata, così tanto non si stacca più. Questa cosa non mi era mai successa. Dieci minuti. Torniamo a noi e completiamo il pellet fatto con il mascara, con il trucco, non so come si chiama, eyeliner. Se non avete i gancetti questi qua, potete crearveli col fil di ferro, è una cavolata, basta che attorcigliate il fil di ferro. Non ho voglia di farlo adesso perché poi mi sono scordato la punta da un millimetro, che poi per inserirli dovete fare un buco, invece questi qua sono autofilettanti, quindi... Mi sono scordato una cosa importantissima, bisogna mettere la colla sull'anellino, me l'ero completamente dimenticato, vabbè. Speriamo reggano gli altri due, non ho voglia di rimetterla. Qui ci metto un altro prodotto che è un top coat matte, quindi è opaco. Voi direte, ehi amico, ma è lucido! Aspettate che si asciughi e poi vedete. 10 minuti anche lui. Guarda, è stato pochi secondi, già si sta opacizzando. Ok, raga, c'ho quello del trucco, c'ho quello dell'IKEA, non riesco più a trovare quello fatto col pezzo di legno. Eppure sta qui, eh! Maledizione. Ah, eccolo, eccolo qua. Siccome ci serve che la vernice attacchi bene, bisognerà dare una carteggiatina leggerina. Quindi prendo una carta tipo 1500, proprio molto molto fina, e gli do una ruvidata, giusto per far attaccare meglio il colore. Prendiamo una pinza, ce lo blocchiamo sopra, e volendo, possiamo fare una cosa molto ganza, blocchiamo la pinza con un elastico, almeno non dobbiamo stare tutto il tempo a tenerla stretta. A questo point passiamo al colore. Io uso questi colori qua perché mischiati insieme danno quella tonalità di marrone che ricorda proprio quello. Prendo questo tappo, ci metto una goccia di... Ah, shakerate prima, eh.
Mi sono tirato 6 quintali addosso. Era un po' che non mi zozzavo le mani con la vernice. Bello, mi era mancato. Un po' di nero. Poi ci metto sempre un po' di rosso. Ci sta bene secondo me. E un po' di dorato. Che il dorato dà quel glitterino leggerino che però un po' attira. E proprio una micro puntina di giallo. Infatti il giallo lo metto proprio di lato. Qui di lato. E ce lo aggiungo piano piano col pennello. Dopodiché bagniamo un po' il pennello e mischiamo questi tre colori. Esce fuori un marrone molto scuro, leggermente tendente al rossastro. Dal video forse neanche si vede bene. Però se aggiungiamo una puntina di giallo, a me mi piace. Mi dà quel senso di, non lo so. E lo andiamo a mettere sul nostro finto pellet. Ora ad asciugarsi ci mette tipo un quarto d'ora, 10 minuti. Però col phon si può accelerare, quindi ora vado a prendere il phon. Ne ho mischiato troppo di colore, non c'era bisogno di tutto questo colore, maledizione. Faccio dei puntini gialli. Così, un po' pua questo. Questo è proprio il trucchettino, eh? La rimettiamo sull'holder. E gli mettiamo il toccot. Onestamente, la matita dell'Ikea la lascerei così. Fa troppo ridere. Darò anche un'altra ripassata di top coat a quella fatta col trucco, perché si è un po' rovinato. E poi in realtà basta. Mo' vi faccio vedere come si mette l'amo ed è finita. C'è capito? Di una banalità imbarazzante. Però dobbiamo comunque aspettare. Beh, intanto metto la colla al gancetto dell'Ikea, che me l'ho scordato prima. Ok, non resta altro da fare che mettere l'amo al nostro pellet. Per farlo ci servono un amo da spoon, che sarebbe quello con l'occhiellino messo per così, insomma, piatto. E uno split ring. Come vi dicevo prima, l'occhiellino lo preferisco inclinato da una parte perché lavora meglio lo split ring. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Quando andiamo a mettere il nostro split dentro, che è, ricordiamo, l'operazione più complicata dell'universo, il risultato finale deve essere questo. Amo sullo split ring, lo split ring collegato all'anellino. L'anellino va un po' storto perché almeno resta appeso meglio fuori l'amo. Semplicemente per questo, non so se riesco a spiegarmi. Deve venire una roba del genere. E il nostro moschettone, o legato direttamente, non va all'occhiello dell'esca, ma bensì proprio allo split ring, va proprio qui. Questo ovviamente per dare la maggior resistenza possibile, perché l'anellino che abbiamo messo non è molto forte, mentre lo split ring sì. In più ho visto che così fa un nuoto che gli piace. L'amo si nasconde bene. Facciamole tutte e tre. Matita di Ikea armata. Ma l'ho messo al contrario, idiota. Il nostro finto pellet è pronto. Ora, prima di andare a collaudarlo, ci tengo a precisarvi una cosa importantissima. Quest'esca non funziona in tutti i laghetti. L'ho provata in tanti laghi. Dovunque sono andato l'ho provata. Funziona per lo più nei laghi catch and release e soprattutto con acqua cristallina. Quindi domani vado ai laghi Albatros, dove è sempre pulitissima l'acqua, e lì di solito ha funzionato. In alcuni laghi non lo guardano proprio. Forse anche perché non vengono nutrite con quel tipo di pellet, con quel tipo di mangime, e quindi ovviamente non funziona. 1,26 grammi. 1,10 grammi e 15 via. E 1,90 grammi. Questa si sparerà piuttosto bene, secondo me. Vabbè, raga, io qua do una sistemata. Poi vi saluto, vado a dormire e ci vediamo domattina all'alba ai laghi Albatros. Bella. Boom! Teletrasporto ai laghi Albatros, incredibile! Sono le 7:30, il lago è affollatissimo, come potete vedere. E siamo qui, pronti a provare il nostro pellet ricavato da una matita per i trucchi. Quindi direi, senza perdere troppo tempo, andare subito col primo lancio e vedere se oggi è come quella famosa volta. 3, 2, 1, via! C'ho tutto il filo ghiacciatissimo, raga, è difficilissimo lanciare. Per il momento niente, ma vediamo di trovarle. Per muoverlo bisogna dare delle bacchettate molto veloci e il recupero estremamente lento. Vi faccio vedere. Questa è la tecnica che ho trovato che funziona meglio. Raga, oggi sembra non piacergli, non so perché. Come premesso ieri, non piace in tutte le situazioni e in tutti i laghi. Oggi qua non sembra interessare, però magari tra un'ora cambia tutto, chissà. Vediamo se sto sbagliando tutto, in realtà l'arma segreta oggi è la matita dell'Ikea. No! Comunque è fighissima da vedere in acqua, guardate. Una toccata.
Eccolo, allora, finalmente, raga. Mamma mia, quanto l'ha fatta sudare questa. Che cos'è? Chissà che cos'è, non l'ha detto di trote. Cosa sarà mai? Una trota, che coincidenza. Vieni qua, fatti vedere. Che faticata. Guarda che forse si sono svegliate per davvero. Vabbè, rilascio. Un po' stordita la ragazza, sta ancora lì. E vai. Bruttissima parrucca, raga. Brutta. Orribile parrucca. Guarda quanto filo ho buttato. Mi viene da piangere. Ve l'ho detto, non funziona sempre bene. A volte sì, a volte no. E come sempre, la pesca ci insegna che nella vita non esistono certezze e soprattutto che i pesci sono imprevedibili. Non ho passato tutto il tempo a pescare col finto pellet, ho pescato a spoon, a popper, ma non ve lo farò vedere, ve ne parlo in un altro video. A crank, ho provato a spinfly, ho provato tutto raga, ho provato tutto, non volevano mangiare, tranne quella mattacchiona che si è mangiata il pellet, e il resto è un disastro ragazzi, purtroppo è andata così. Quelli che nei commenti dicono, mangiano perché ci hai messo la bombarda. No regà, la bombarda nello scorso video ce l'ho tenuta forse 5 minuti e tutto il resto del tempo ho pescato senza e le trote impazzivano. Ai laghi Albatros, ai laghi di Campalto in Veneto, al lago del Farfa pure l'ho provata un po' dappertutto, funziona nei laghi cristallini da trottaria, nei laghi torbidi non ci ho mai preso niente, mai. Funziona in determinate situazioni, in determinati laghi, in determinati periodi dell'anno. Mi sono accorto che quando fa più freddo funziona meglio. Vi faccio vedere per chi non l'avesse visto qualche spezzone degli scorsi video. Guarda ciò! Gio, no, guarda che sta succedendo. Vabbè, così non c'ha proprio senso. Ci vanno fino... Eccola! Che bella mangiata a galla, hai visto? Eccolo! Finto pellet, non perdona. Oddio ragazzi, un milione dietro! Ieri invece no. Ieri non funzionava, vabbè, ma la pesca è così. Io consiglio comunque di farsene un paio, portarseli sempre, e se vedi che proprio non abbocca niente, metti il pellet, certe volte, regala grandi sorprese. Grazie di aver visto il video fino alla fine, io vi annuncio già che probabilmente metterò un altro video la settimana prossima, probabilmente di mercoledì, sto provando a mettere i video di mercoledì, vediamo come va. Se volete sostenere il canale ci sono le donazioni e la wishlist di Amazon con cui potete supportare e aiutarmi a far crescere il canale al massimo, altrimenti iscriversi e mettere mi piace già è un gran regalo che potete farmi. Se avete idee sparatele nei commenti, ci vediamo la settimana prossima. Bella!